Ciao a tutti da Elisa e ben ritrovati su Foreign Gym. Oggi andremo insieme a vedere alcune posture o asana yoga dedicate a sciogliere le tensioni di muscolari di spalle e collo. Ci servirà un mattoncino oppure un cuscino per aiutarci a tenere la nostra colonna eretta. Andiamo a sederci a gambe incrociate. Possiamo portare il nostro tallone destro ai genitali e posizionare il tallone sinistro in linea con quello destro ed andare ad appoggiare tutto il dorso del piede sul nostro tappetino. Possiamo posizionare sotto i nostri glutei per aiutarci a mantenere una seduta più stabile, un mattoncino, un libro oppure un cuscino. Ritroviamo la nostra postura, andiamo a prendere le nostre mani, a posizionarle sotto i nostri glutei, a cercare i dischi, che sono quelle ossicine appuntite che sentiamo, e a estrarle verso l'esterno il volume dei nostri glutei. Appoggiamo il palmo delle mani sulle nostre cosce e per un attimo andiamo a chiudere i nostri occhi e facciamo dei profondi inspiri dal naso ed espiri dalla bocca. Rilassiamo spalle, rilassiamo petto, rilassiamo il nostro collo, la nostra mandibola e chissà, forse la nostra lingua si stacca dal palato. Faccio profondi ispiri dal naso ed espiri dalla bocca. Inspiro ed espiro. Immagino la mia testa leggera come fosse un palloncino e vuole svettare nel cielo, mentre i miei ischi pesanti sprofondano nella terra. Due forze opposte che tirano da due sensi opposti e fanno in modo di distendere tutta la mia colonna. Inspiro ed espiro. Inspiro ed espiro. Spalle morbide, braccia morbide. Inspiro ed espirando, apro gli occhi e comincio a muovere le mie spalle. Sollevo le spalle e porto le spalle vicino alle orecchie. Ed espirando, le mie spalle scendono. Inspiro, salgo ed espiro, scendo. Inspiro, salgo. Ed espiro, scendono. Le braccia sono morbide, la mandibola è morbida. Mi concentro su questo movimento e sento come le mie scapole scivolano lungo tutto il mio costato. Movimento scapolare. Massaggio della schiena, massaggio delle spalle. Sento anche il mio collo, come i muscoli del collo si allungano. E continuo, inspiro, salgo ed espiro, scendo. Le braccia sono morbide, sono solo le spalle che salgono e scendono, così come le mie scapole. Il movimento è profondo, seguito dalla respirazione. Inspiro ogni volta che le spalle salgono, espiro ogni volta che le spalle scendono. E mi concentro sul movimento delle scapole. E continuo. Inspiro, salgo e espiro, scendo. Inspiro, salgo ed espiro, scendo. Ancora una volta, espiro, salgo ed espiro, scendo. Ritrovo la mia postura di seduta iniziale, con le spalle morbide, collo morbido. Inspiro dal naso ed espiro dalla bocca. E alla prossima ispirazione le mie braccia salgono lungo la linea delle orecchie, il palmo delle mie mani si guarda, il collo è morbido, le spalle lontane dalle orecchie, faccio un profondo ispiro dal naso, ispiro dalla bocca e vado ad intrecciare le mie dita e a portare il palmo delle mani all'altezza della mia nuca con i gomiti aperti. Faccio un profondo ispiro dal naso, ancora. Espiro dalla bocca, svuoto tutto, sento il mio addome che si sgonfia e alla prossima ispirazione guardo verso l'alto con i gomiti aperti ed espirando chiudo i miei gomiti e porto il mio mento allo sterno.
Continuo. Inspiro, i gomiti si aprono, lo sguardo rivolto verso l'alto. Ed espirando, chiudo i miei gomiti e porto il mento allo sterno. La schiena è ferma, non in curvo, non in arco, ma continuo solo in questo movimento, movimento del capo, movimento dei miei gomiti, delle braccia, seguito dalla inspirazione ed espirazione quando chiudo. Continuo. Inspiro, apro. Espiro, chiudo. Inspiro, apro. Ed espiro, chiudo. Ancora 2 volte. Inspiro, apro. Espiro, chiudo. Inspiro, apro. Espiro, chiudo. E rimango qui. Inspiro ed espirando, porto il mento alla spalla destra. I gomiti sono chiusi e qui rimango. Sto attenta a non tirare con il mio collo, ma le mie mani sono solo appoggiate alla testa, non creo nessun tipo di tensione. Inspiro ed espiro. Inspiro, sento tutti i muscoli del mio collo che partecipano. Inspiro ed espirando. Passando dal centro, col mento, faccio una mezzaluna e mi porto verso la spalla sinistra. E qui resto. Inspiro ed espiro. Inspiro ed espiro. La mia schiena è in posizione retta. Inspiro ed espiro. Inspiro. La prossima ispirazione, ruoto con il mio mento, mi porto in linea con il mio esterno, faccio un profondo inspiro e sollevo il mio capo, sgancio l'aggancio delle dita delle mie mani, porto le mie mani oltre la mia testa, le spalle sono morbide, le braccia sono in linea con le orecchie, inspiro, guardo le mie mani ed espirando. Torno e porto le braccia lungo i fianchi. Ritrovo la mia seduta comoda e nuovamente faccio un profondo ispiro, risollevo le mie braccia lungo le mie orecchie, il palmo delle mani si guarda, le mie scapole, le mie spalle sono morbide e cadono verso il basso. Inspiro ed espirando, ruoto verso destra, porto il mio ombelico in linea con la coscia destra. Ed espirando, il palmo della mia mano, il dorso della mia mano sinistra si posiziona all'esterno della coscia destra e con un'ampia rotazione indietro la mano destra si posiziona al suolo, dietro i miei glutei. Torsione. Inspiro ed espirando, il mio mento va verso la spalla destra. Inspiro ed espiro qui. Entrambi gli ischi sono radicati al suolo, la mia seduta è stabile. E se voglio approfondire la torsione, stacco la mano destra dal suolo e vado ad afferrare o la maglietta oppure l'interno coscia per andare a approfondire la torsione. Faccio un profondo inspiro ed espirando, ruoto col capo e col mento verso la spalla sinistra. Apertura del petto. Sciolgo tutta la mia schiena, inspiro ed espiro qui. E ad ogni espirazione provo ad aumentare la torsione. Ancora un profondo inspiro ed espirando, sgancio la presa, riporto le braccia in linea con le orecchie, inspiro ed espirando, ruoto verso sinistra, ombelico in linea con la coscia. Espirando, dorso della mano destra all'esterno della coscia sinistra. Mano sinistra che ruota, si posiziona al suolo dietro i miei glutei. Faccio un profondo inspiro dal naso ed espirando, il mio mento si posiziona verso la spalla sinistra. Apertura del petto, spalle morbide.
orecchie lontano dalle spalle. Entrambi gli ischi sono radicati al suolo e anche qui, se voglio approfondire la torsione, stacco la mano sinistra dal suolo e vado a afferrare la mia maglietta oppure l'interno della mia coscia destra. Inspiro, espirando, il mio capo ruota e vado a portare il mio mento verso la spalla destra. Il petto è aperto, i miei ischi sono radicati, le mie spalle sono morbide, lontane dalle orecchie. Inspiro ed espiro. Inspiro ed espiro. Inspiro ed espiro. Inspiro ed espirando, sciolgo la posizione e porto le braccia verso l'alto in linea con le orecchie, i palmi si guardano. Inspiro ed espirando, posiziono le mani davanti a me ed entro in posizione quadrupedica. Controllo la mia posizione, le dita delle mani sono aperte, il palmo delle mani è sotto le mie spalle, le ginocchia sono aperte quanto il mio bacino sotto le mie anche. Rimango con le dita dei piedi puntati, metatarsi a tappetino, l'occhio del gomito è rivolto in avanti, il mio bacino è in linea con il suolo, anche la mia colonna vertebrale, la mia testa non cade. Faccio un profondo inspiro dal naso ed espirando stacco la mano destra dal tappetino, faccio una piccola torsione, vado ad aprirmi verso il lato destro, inspiro ed espirando la mano destra si infila sotto la mano sinistra, appoggio che si fa il braccio sinistro si flette, appoggio la spalla e la guancia del mio lato destro al tappetino. Inspiro ed espiro qui. Inspiro ed espiro. E se me la sento e voglio approfondire la torsione, posso staccare la mano sinistra dal tappetino, passare dietro la mia schiena e andare ad afferrare l'interno della mia coscia destra. Idealmente voglio portare la mia spalla sinistra sempre più verso il soffitto, per andare ad aprire il mio petto e andare a massaggiare tutta il mio collo e la mia spalla destra. Faccio ancora un profondo inspiro ed espiro, una respirazione completa e vado a sganciare la presa, riappoggio la mano sinistra al tappetino, premo forte, riporto la mano destra sotto la mia spalla destra, ritrovo la posizione quadrupedica. Inspiro ed espirando ci prepariamo a fare tutto sul lato sinistro. Quindi stacco la mano sinistra dal tappetino, mi apro, piccola torsione, inspiro ed espirando, infilo la mano sinistra sotto la mano destra, fletto il braccio destro e appoggio guancia e spalla sinistra al suolo. Inspiro ed espirando. Se voglio approfondire la torsione, stacco la mano destra dal tappetino e vado ad afferrare dall'interno la coscia sinistra. Guardo di fronte a me, ad ogni ispirazione cerco di approfondire la torsione, di portare la spalla destra verso il soffitto per andare ad aprire il petto. Inspiro ed espiro ancora. Due volte, inspiro, espiro, inspiro ed espiro. Nella prossima ispirazione sgancio la mano destra, la porto sul tappetino, riporto la mano sinistra a fianco con la destra ed espirando porto il dorso dei miei piedi sul tappetino, i glutei sui talloni, mi siedo nella postura del bambino felice di Balasana, porto la fronte sul tappetino, le braccia sono morbide. Ah, inspiro ed espiro. Sento come il contatto dell'addome sulle mie cosce con la respirazione
che è un profondo massaggio a tutti i miei organi. Inspiro ed espiro qui. Ancora una volta, e la prossima ispirazione, come fossi l'onda del mare, scivolando con il palmo della mia mano sul tappetino, srotolo, 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 srotolo tutta la mia schiena e mi ritrovo nella posizione di diamante. Grazie a tutti, Namaste.